Arco di Trento, prima prova Phoebus Challenge, ultimo atto. E che ultimo atto, mi viene da dire, dopo tanti giorni di bel gioco, dopo due giorni di gioco assoluto, siamo arrivati qui all'epilogo di questa prova con questi due grandi campioni adesso inquadrati, e fra un minuto, se ce ne fosse bisogno, li presenteremo. Presento per l'ultima volta in questa prova tutto lo staff di Billiard Channel, a partire dal regista Mirko Bianchi, Fabian Hart alle riprese, assistente di regia Tom, e accanto a me mio socio Nicola Biondi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici di Billiard Channel. Che finale, una finale che, come avevo chiesto a Aniello all'intervista, era molto tempo, un po' per il colpo del Covid, perché siamo stati fermi quasi due anni, ma già anche prima del Covid era una finale che manca sul grande biliardo italiano, quella che vede contrapposti gli eterni rivali, due pugliesi, Andrea Quarta e Michelangelo Aniello. Anche se probabilmente alla specialità dei tutti doppi, questa, se non è già avvenuta in qualche altra gara a premio, è la prima finale, quindi la prima volta che si sfidano in un 2 su 3 ai 600 a tutti doppi. Tale è la formula della prova, di questa prova, Phoebus Challenge. Primo errore di Andrea Quarta sulla parabola dopo l'acchito, eseguito davvero molto bene da parte di Michelangelo Aniello. E Aniello di palla grossa ad aprire anche un po' d'effetto e a pilotare la battente verso l'angolo, tutto perfetto. Sì, risale bene la biglia gialla, tanto da difendere proprio in diagonale, evitando di perdere quindi uno sponda palla. Quindi strade gliene ha levate parecchie comunque, perché insomma sì, no. Il 5 potrebbe ancora passare, passando all'interno del pallino, ma va di infatti non è alla corta, cerca l'accosto di corta e lunga, insinuandosi tra la lunga e la palla, la prende invece di prima, e qui bisogna vedere come terminano le biglie. Male per Andrea, perché è sotto di un traversino dove Aniello cercherà di conservare la battente in zona d'angolo e prendere tutto quello che viene, fondamentalmente. Colpettino di polso, frustatina, eccola qua. Se poi il tutto quello che viene è un buon 36, ancora meglio. Con palla inattaccabile e parziale che si sposta a 104 in favore del campione di Mola di Bari. Eri stato buon profeta prima, quando parlavi del fatto che a Goriziana vale molto di più l'acchito, perché se si acchita bene si può andare subito in serie. È quello che per ora è successo a Aniello: ha acchitato bene, ha guadagnato subito una biglia libera e si trova avanti 104-0. Vediamo se sforza lo spondo e biglio, giocherà al fianchettino. La seconda che hai detto. Però l'avevo visto orientarsi verso la lunga, sai Nico? Di impatto è andato verso la lunga. Allunga la stecca Michelangelo. Stacca abbastanza, però fondamentalmente se non diminuisci la forza giochi questo. Sì. Non penso abbia voluto rischiare una soluzione da forza diminuita, proprio tirato, probabilmente come dici tu, quello che abbiamo visto. Sponde palla per Quarta. Quarta sta lì. Fondamentalmente sta a non rimpallare. Lì nel mezzo, come diceva il vecchio caro Ligabue. Ligabue. Sulla canzone di Oriali. Una vita da mediano. Oriali, per i giovani che ci stanno seguendo, è stato un mediano della nazionale dell'Inter degli anni 80, per intenderci. Gabriele, la nazionale dell'Inter. E dell'Inter, mamma mia Bianchi, guarda, non ti sopportiamo più. Ma è noiosissimo proprio. Mamma mia, 48 ore insieme a Bianchi. Parabola, ragazzi, di Aniello e capolavoro di Michelangelo. Cosa abbiamo fatto di male per meritarci 48 ore di stress di Bianchi così intenso in questo modo? No, ma perché ci forgia il carattere. Sì, con questo sì. Ci puoi scrivere anche un libro, 48 ore di Bianchi.
che dopo che stai con bianchi 48 ore ti fai 48 ore di bianchi, intesi come bianchi i cicchetti, alcol, esatto. Alcol puro, eh? Partenza bruciante comunque di Michelangelo, per adesso perfetto, nessuna sbavatura per lui. Partenza, ripetiamo, figlia di un ottimo acchito e di un errore al primo tiro di Andrea Quarta di parabola. Va al volo Michelangelo Agnello, carica di effetto come sua consuetudine. Vediamo se riesce a spostare le biglie in difesa. Difeso almeno parzialmente dal pallino. Vediamo se viene fuori una conclusione all'Andrea Quarta. E direi proprio l'hai di chiamata, sì. L'hai chiamata. Questa è una grandissima palla di Quarta. 88 per Andrea Quarta, che si presenta così alla prima occasione frontale. La tiene dritta, incandelata di seconda, porta via il filotto. Grande steccata del fuoriclasse. Adesso possiamo dire a pieno titolo del fuoriclasse salentino, perché adesso appunto Quarta è ritornato a vivere nella sua terra natia, quindi in Salento, provincia di Lecce. Cappello di prete, questa dovrebbe essere leggermente stretta, ma poi si apre, complice anche lo scivolamento del biliardo nuovo. Bravo Michelangelo. Vediamo Andrea se sforzerà questo, penso, girone di colpo in testa. No, no, invece ha giocato la smorzata di giro, questa facile proprio per nulla, tirare fuori questa steccata a questa forza. Se fosse stata piena sui birilli sarebbe stata anche la forza corretta. Così offre uno spiraglio a Michelangelo Agnello per battere la dritta in candelare, comunque a incrociare candelare secondo e terzo. Vediamo se riesce a incrociare. Ce la fa, ha preso palla leggermente più grossa del voluto. Buona la forza però, finisce sotto i birilli. Due a mo' di tre per Quarta, che sta sul tiro. Eh sì, c'entra perfettamente il castello, 36 punti di assoluta qualità anche in questa occasione per Andrea Quarta. E quel che è peggio è che mi sembra abbia precluso almeno parzialmente la battuta d'Agnello. Anche se Michelangelo ci sembra orientato a sforzarlo, questo due modi tre, chiaramente per cercare la palla sfaccio, davanti. Sì. E lo fa anche molto molto bene Michelangelo. Buona anche la forza. Quarta alla bricolla, deve sollevare leggermente, curvare appena per guadagnare un po' d'angolo. Non è stato sufficiente, non è stata sufficiente la curva. Vediamo. A parte cambia poco perché c'è il pallino sul girone qualora la dovesse vedere, ma non la vede. Secondo me vede la porzione. No, è di giro. Passaggio o bricolla. La bricolla, sì. Sullo stretto questa bricolla. Vediamo se la sua biglia si avvicina tanto alla lunga da. Da togliere la tresponde successiva, no. L'ingresso per questa tresponde per Quarta c'è e come. Però non riesce a ricavarla e lascia. Dava l'impressione di puntare subito stretto, stava anticipando il diamante 30. Infatti, presa grossa. Non è entrato. Vediamo questa palla, seconda, terza a incandelare. Si incandela bene. Perfetta di terza anche passata. Questa di Agnello. Grande steccata, non si è mosso un millimetro.
Sì, è sua caratteristica, di uscire giù dritto, dritto come una spada proprio. Michelangelo Agnello, 76 punti che fanno sicuramente classifica, lo riportano a quei 104 punti di vantaggio che aveva all'inizio quando era 100, 104-0. Quarta al volo. Bellissima presa di palla di quarta che realizza 4 punti ma diagonalizza. Se volete sapere con che forza si gioca questo tiro, è Eccola qua, questa, eccola qua. Forza, come si dice in gergo, anche di garanzia, perché consente di allontanare le biglie e anche in una ipotetica rimanenza a vista di dare un qualcosa di difficile da fare all'avversario. sempre di sfaccio, Niello. Qui si è No, preso un... no, no, qua è stato sul tiro. Non anche penso. perché prendersi il rischio, Così rischi il rischiavi quel mondo, pallino, eh. eh. È stato proprio sul tiro. Ce l'aveva steccavasta a stare sul tiro. Sei sicuro? Non è Probabilmente. stata sulla grossa, Gianluca. Dici? Ma è perché a steccavassa ancora stretto, quarta? No, 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 questa molto volta è meglio di buona. prima. Ma sulla grossa la diminuisci di forza, non tiri mica questa forza qui. Se stai sull'interno per fare o il traversino o il traversino stretto, la diminuisci di forza, giusto? Questo è vero. È una riflessione. Sì, no, no, giusto, una riflessione molto attenta. Ancora lucido il Nashi. Sì, guarda, ti invidio perché sinceramente... Aia. Ma l'ha toccato o no? No. Forse ho visto una cosa che non esisteva. No, no, c'è passato È strano, mi proprio. fai vedere dove ha battuto in terza, Mirko? No, no, dall'alto, bisogna vedere dove ha battuto in terza la palla. A 19, 18, 18 più 19 che 18. 18-19, birillo largo da lì. Non so. È andato largo dal birillo della Goriziano. Non ce ne sta più. Sì, quarta, diciamo che anche nella partita con Gatta non aveva brillato sull'acchito. Aveva realizzato 32 anche in quel caso. E assolutamente boccata, respirone di sollievo per Agnello, che rimette le cose a posto, centra in pieno questo striscio senza effetto, realizza 36 punti. Al volo quarta perché le tre sponde sono disturbate dalla presenza del pallino. Bravo. Sempre Ah, su queste palle una qua. bella forza, Andrea, bravissimo. Garuffa per Agnello. Ancora a segno. Specialità della casa. Sembrano, a parte l'errore di Agnello, entrambi perfettamente a loro agio sul tavolo. E qui sfila invece un po' via, complice anche l'aumento della forza. Andrea quarta non difende, giro a ingaruffare probabilmente per Michelangelo Agnello, qualora veda chiaramente la porzione di palla. No, in luogo di ciò si potrebbe anche pensare a uno striscio anche di mezzo colpo, a mettersi dietro pallino. Striscio regolare sullo stretto, dai. Ma non è brutto questo, la butti in fondo, non è mica Ma tutti brutto. doppi, hai giocato bene di striscio sullo stretto. No, no, l'ha tirato, te l'ha chiesto, l'ha tirato.
non mi entusiasma perché è un tiro a memoria lo striscio, stando sullo stretto, ti dà anche una difesa migliore. Comunque non è brutto come colpo per precisare il tiro, eh? Questo è un colpo facile per precisare, no, il tiro. Sì, no, quello di sicuro. Quello di sicuro. Io all'italiana lo scelgo no betting. Aspetta. Ma anche qua, se guarda che anche se rimane... fai 4, Sì, sì, no, non certo, è mica sì, lo certo. Stesso speso specifico. No, ma anche come posizionamento, anche se rimani se gli dai la forza della corta, anche se rimani di un giro, insomma, sì, un ma giro te stai guadagnare. Parlando di un tiro che, quello che dico io, all'italiana non si gioca quasi mai. Sì, o mai. O mai. E stai parlando che con un pallino della valenza 4, quindi sì, si certo, tira quello. Certo. A tutti i doppi fai una messa migliore, perché quel pallino lì poi dopo ti può giocare sulla 3 di volo, sulle 5, o ti può valere sull'eventuale accosto. Cioè, quindi è per questo che il pallino addirittura era anche un po' più in giù, perché l'ha fatto, quindi era nella posizione ideale, per questo che ti dicevo lo striscio. È più un tiro di sensibilità, a volte capita, no, che ti rimanga in mano e stai sullo... E guarda come la tiene dritta Aniello di seconda, 80 punti. Qui cerca di scappar via Aniello, 3,88 a 2,12. Sì, qua addirittura la... Penso l'abbia toccata anche di leggero effetto interno. Secondo me gli è proprio partita senza... E l'ha irrigidita in un modo incredibile. Lui di meccanica va a sinistra, come tendenzialità di meccanica Agnello tende ad andare da destra a sinistra, quindi ci sta anche che davvero il goccino possa essere scappato. In effetti è rientrata tanto. Giro per quarta. Rivedibile. Se gli è rimasta un po' nella stecca. Allora, è... comunque sempre la forza consigliata, piuttosto di andare lunghi quando giocate questo giro a spostarvi nella buca, è meglio rimanere corti e lasciare una palla così di traverso che andare lunghi, però così ha abusato un pochino, vediamo se lo punisce. Questa è dalla parte sinistra, la aperta sempre troppo. Appunto. Sì, sì, ma infatti lui tendenzialmente apre di più a sinistra, ecco perché ti ho detto che non mi farebbe specie che gli fosse partito un goccio di effetto a sinistra involontario. Lui si incandela meglio a destra, ma niente. Comunque l'ha tenuta dentro, alla candela. Sì. Andrea per adesso, a parte una bellissima esecuzione iniziale di sfaccio, quella da 88. Un po' spento. È meno presente di Michelangelo sul tavolo. Adesso Aniello va dentro con assoluta regolarità e adesso il parziale si fa davvero importante. Eh sì, qua andiamo a più 200, se non sono stati ancora esatto, più 200. Non è ancora da ultima spiaggia, quindi questa l'allungherà Andrea. Fa anche molto bene, 36 punti, tutto sommato una discreta parificazione, tutta da guadagnare questa palla. Ma io penso che replichi la bravo, sì, il cappello da prete, sì, questo cappello da prete. Proprio deve sviluppare tanto per andare in corta, no, abbastanza dritta, non si deve mica spostare con la sua. Che cosa? Per il cappello da prete? Anzi, piena sulla piena, sì, sì, anzi è da chiudere anche un attimo, invece gioca il giro a tornare indietro, rimango della mia idea, tutti doppi su questo tiro. Ne lascia uno molto più bello a quarta. Sì, perché con un po' d'effetto a sinistra e poi si sposta leggermente, allarga il giro, eccolo qua, esplode il castello. Perfetto, quarta. Guarda, mi ha anticipato un attimo, parlavo del leitmotiv delle sfide, degli ultimi tempi tra quarta e Aniello, che hanno visto
spesso quarta Agnello dominare la prima parte del frame e poi Agnello che nella fase conclusiva sempre lasciato qualcosina. Sai, quella era un'occasione. Ghiotta, qua con una steccata qui è venuto fuori in modo Sì, fantastico Agnello. bravo, ha abbassato la forza, è stato sulla palla, bravo. Tra Che bella l'altro, distribuzione. Intanto si va di volo qua. Costretto sì, zona morta la sua. anche a tagliarla abbondantemente a sinistra. E Ricava lo sfaccio. poi un po' di buona suerte che ha toccato. Ce la fai vedere a replay? Voglio vedere dove ha toccato la gialla. Per me lo Mi sblocco. sa anche a me perché prendere quella velocità. No, soprattutto andare lì. Torna No, ha preso indietro. la corta. Lui. Preso la corta? Ha fatto la bricolla così stretta prendendo la corta? Tanto Agnello sullo stretto ad aprire in difesa le biglie. No, ha preso la lunga, scusami. Ha preso? Ha preso la lunga. Perché se no non la No, fai. poi l'effetto a destra, se no si sarebbe fermato, sì. E Certo. adesso l'ora si fa tarda. Infatti non mi tornava sorry. Questa è buona. Questa viene via. Sì, questo è Viene via perfetto. larga. Vediamo se va anche a collo o se si alza un attimo. Si alza e l'ingresso al lumicino, ma c'è. Ripeto, al lumicino, è proprio al limite dell'ingresso questa palla. Agnello lo fa avanzare addirittura un buon 16. Questo è il tiro che ha giocato bene Meglio. tutto il giorno. Garuffa, anche per quarta, anche per lui l'ingresso esiste. Sta chiaramente, si sta lì, cioè si sta, come dicevamo prima, a prendere il pelo di palla. È bella la forza perché adesso Più di bella. c'è che attacca la sua biglia. Solo divisione per Mi King. Possibile pallino con l'avversaria. E sullo sfondo c'è il trofeo che alzerà il vincitore di Eccolo lì. questa prima prova della Phoebus Channel. La Phoebus Channel, Guarda, eh? La Phoebus Channel è un canale Chan bene. Ma bello, che scherzo, ma che Phoebus Channel scherzi, la vabbè. potrei rinominare, Sì. eh? È un misto tra Phoebus TV e Billiard Channel, Ma la eh? Phoebus Channel, guarda, sta già prendendo nota la dottoressa Ronchi, se vedi da qua se la sta segnando. Sì. Altro? No, sono a posto così, A grazie. posto così. Tu quando al supermercato fai desidera qualcosa? No, lascio. Altro. No. Striscio per Agnello che la prende proprio la palla negli occhi, ma la forza aumentata tende a far Aprire. aprire la traiettoria di striscio. Gancio per quarta. Sta sul largo. Vediamo la forza se va a precludere la soluzione di due sponde per Michelangelo Agnello. Penso di no. No, ce l'ha, ce l'ha. Deve tornare un po' indietro, eh. Dedicata, eh. E lo fa Bravo. benissimo Agnello. Quanti ne ha fatti di questi calci, Aniello? Oggi, come ti ha detto in intervista, No, ha giocato veramente bene di calcio. sostanzialmente bene, proprio di sostanza, marcature sempre presenti, costanti. 3 di calcio anche per quarta, anche lui a segno, e 36 anche per il Salentino. Mette pressione un po' ad Aniello, gli fa capire che lui ancora c'è, deve continuare a non sbagliare mai se si vuole portare a casa il primo set. Vediamo se Michelangelo continua a giocare bene le bricolle nel suo angolo preferito, quindi con l'effetto a destra. E
e continua a buttarle tutte dentro. Michelangelo, tutte dentro le sta buttando. ...536 a 416. Tempo del set, Mirko? 26 minuti. Qui vediamo se evita l'impatto col pallino. Buon per lui. Quarta ha tirato al volo, si è salvato al 100%. Sì, vediamo però se continua Aniello a farle tutte di calcio. Sto in patto col pallino, ha bloccato, quindi traversino per quarta. Questo, capisco che è tardi Gianluca, ma sforziamoci. No. Io qui... 3 e mezzo. La palla fai tu, sei 3, 3 e mezzo, devo fargliene tanti e sperare che lui mi sbagli dietro. Così, oh, aiuto! Incredibile, il pallino l'aveva portato dentro, l'aveva preso e poi dalla lunga era stava ritornando dentro. Ce la fai vedere il replay proprio da questa telecamera? Se c'è? Sì, sì. Giusto? E quello non l'avevo, quello non l'avevo proprio valutato. Questo è imponderabile, o perlomeno... Ah, sì. Sì. Set point per Aniello. Però quarta è lì, Adesso è a 504. Ce lo sfaccio di una passata. Penso di sì. Se sta dritta è buona. Non abbiamo visto spostarne una. Fatto. Corto. Non vedo il motivo per cui si dovrebbe spostare proprio ora. Sì, avrebbe avuto proprio sfortuna. È davvero. Rimane corto sul 20, comunque una buona difesa. Quarta, eh? Si è messo 5.44? No, 5.04. Ah, 5.04. Tuo numero, socio. Sì, il famoso numero non divisibile per 4, ormai me lo porterò dietro. Vediamo se il pallino apre le braccia. No. Oddio. Forse per lo sfaccio. No, forse la vede. No, è andato a vedere. Sta andando a vedere. La vede per lo sfaccio. Dall'alto, guarda, ci si inganna. Ci inganniamo molto da questa telecamera dall'alto. E Aniello fa suo con questo sfaccio di traversino il primo set meritato. Sì, strameritato. Se continua a giocare con queste medie di calcio sarà dura per Andrea Quarta. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramet tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramet Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramet, bringing new dimensions to your billiards experience. All'Achito, Andrea Quarta, titolare della palla gialla. Quarta che ha davanti un Aniello in formato mondiale. C'è la pubblicità, sì, della Rai, quindi andiamo in pausa audio con gli highlights.
Ed eccoci tornati in diretta. Andrea Quarta all'Acchito. Dicevamo che ci vorrà un Quarta superbo per arginare un Agnello di questo calibro se va avanti a giocare così. Eh sì, ora adesso non abbiamo le medie di calcio, ma di sicuro sono molto alte quelle di Agnello, che è andato più volte a segno su tutte le conclusioni, principalmente il tiro che ha giocato meglio è la bricolla, a posto. E continua adesso, il Duomo di tre gli mancava, sì. E mette a referta anche questo, 32, parte così. Detto Agnello che sul biliardo non si trova male. No, diciamo. Ha detto, ha trovato. Mi sembra facile questo biliardo. Ha detto, l'ho quadrato bene. Capito. Un Agnello in forma fisica fantastica, tra l'altro. Eh, eh sì, l'orecchiette ladina. Gliele sta razionando. 60 grammi di orecchiette, massimo. Sì, per assaggiare se sono cotte. Sì. Bricolla anche per Quarta. Qui piccoli segnali che Agnello segna 32 e lui ne segna solo 8. E 30, tra 32 e 8 c'è un Quarto in più. No, certo. Aiuto. C'è 24, vai sul allora, numero social. Uguale. 3 di calcio per Agnello sul pieno. E qui, opportunità per Andrea Quarta, che lo dovrà tenere dalla grossa probabilmente. Non so, no, se riesce. Secondo me la incrocia. Se per incrociarla deve tirarla fuori dal castello. Non c'è lì, se no l'incrocio. Ma se dà un po' di effetto a destra, no? Se la mia nonna aveva le bravo, date. Bravo, capito. Vedo che sei sagace. È tanto alta la contraria, quindi la porzione si ingrossa. Passaggio, penso, per Agnello. In una delle condizioni ottimali proprio per fare il buca a buca. Ci fa vicinissimo. Ha la febbre Mirko Bianchi. Mirko Bianchi ha notato che la temperatura del biliardo è a 41. Giustamente si è preoccupato, voleva andargli a dare una tachipirina. Sì. Un ragazzo molto 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 premuroso Mirko Bianchi. Piccolo rimpallo qua per Andrea, che trova difesa e costringe Agnello a una parabola ma impegnativa. Classica. Questa si potrebbe scrivere un libro su questo ricordo. Giro per Quarta. E via. Via rosso pulitissimo. Buona anche la forza. Tutto perfetto. Mini break per Andrea Quarta. Questa divisione si deve badar bene dall'impatto col pallino da 3. Ma secondo me quel pallino da 3 messo lì, se lo prendi, ti fa un bene. Ma secondo me è giusto non provare. Sì, no, ma a parte che per prenderlo così, tra l'altro una bellissima forza da Michelangelo. Guarda, tra divisioni, garuffe, ne ha sbagliate veramente una. Forza sempre perfetta. Qui vediamo dove termina la corsa la bianca. Sarà fondamentale capire. Aiutato anche. L'ha un po' calzata al birillo. Dal birillo che ha fatto un po' da freno. Sì, ma non penso. Sono riusciti. Però ce l'ha ancora la garuffa. Sì. Non lo sapremo mai. Forse effettivamente per quanto è rimasto dentro sarebbe cambiato poco. Agnello, mezza garuffa, apre le biglie. Tre sponde di calcio per Quarta. Con l'appoggio ideale sul pallino da 4. Andare a chiudere tutte le strade dopo. Questo è un errore grave da Andrea. Sì, e infatti vedi come si sposta. Questo è molto molto grave.
Questa era un'occasione per chiudere il gioco importante con una situazione di vantaggio. Questa è rimasta lì, eh. Infatti, vedete, è corta, quindi conseguentemente stretta. Buon per Agnello che il birillo gli corre. Sì, gli ha fatto la danza intorno, gli ha fatto. E 5 per quarto. Anche perché non ne vedrei, non vedrei un'alternativa. Neanche questa è importante farla sullo stretto, eh. Ci si va proprio a nascondere dietro al pallino. Questa si è andata a guardare bene. Forse è bella. Anche la traiettoria non sembra niente, niente male. Bravo. Perfetto. Ha rimediato l'errore di prima. E qua, scelta obbligata per Michelangelo Agnello. Ci sono ancora le tre. Ci sono, sì. Sì, sì, ma non è elemento interessante, perché se si sbaglia e si prende il pallino, il set si mette in archivio. Sicuro, se si deve scegliere, si deve tirare le tre, anziché le cinque. Ma di sicuro, anche perché le cinque proprio. Non esistono. Oddio. È passato in mezzo a tutte e due. Il buon Peraniello che parte, insomma, una discreta cifra, 24, eh. 24 passaggi nel mezzo di traverso, c'era posto. Ce la fa vedere al replay a quanto si è passato più vicino alla palla, più vicino al pallino? Mi sembra qui distante quasi. No, passato un po' più vicino alla gialla, ma una saltata di 2 centimetri buoni. Sì, è un errore. No, quella distanza è un errore abbastanza importante. Vistoso, eh. Sì. 44-180 al parziale in favore di Andrea Quarta in questo secondo set, al netto dell'acchito. Vediamo se sistema le cose. Quarta dal lato dei destri non aveva tirato bene, né in questa di partita né in quella precedente. Aveva sempre realizzato 32. Guarda, vedi? Forse gli trova la quadra strada dalla, di qua, dalla parte dei mancini. Opposta. Avevo detto sì, esecuzione atta a finalizzare, a concretizzare dopo l'errore. Sì, poi poteva anche disinteressare, tanto sapeva che avrebbe preso pallino, quindi sì, se lo pensi fai un di più. Traversione di prima di mezzo colpo per Andrea Quarta, per Michelangelo Agnello, 52. Si toglie dalla bricolla, non credo. Difficile, se la giochi con quella forza lì, è difficile levarsi dalla bricolla. Qui un pelino corto. Quarta, apre le biglie. Al volo Michelangelo Agnello. Buona la presa di palla, la forza è abbondante. Eh sì. Corretto aumentarla quando le biglie si aprono, quindi quando le biglie si avvicinano alle sponde lunghe, è corretto aumentare la forza, un po' abusato. Sfaccio per Andrea Quarta, mano sul legno. Taglia un filo troppo, vediamo. Attenti. Il rimpallo buon per lui che passa sul birillo, però già battuto. No, palla di rientro per Michelangelo che potrebbe accorciare in modo sostanziale le distanze. Vediamo come la interpreta, potrebbe anche giocare di prima. Ha giocato di seconda invece a incandelare, a mettersi in buca. Vediamo se c'è la forza, perché qua la chiave è la forza. Non credo, Gianluca, non credo. Io in quella buca lì ci sarei andato malvolentieri, sinceramente.
Farlo di prima ti stacchi un po', ti metti al 10, è sicuramente sì, un po' più tutelante. O aveva paura di rientrare troppo? Ci sta. Quarta, i minimi storici. Questo non è neanche un minimo sindacale, guarda. No. Questo è caporalato. Caporalato, eh? Sì, sì. E qua anche un pallino che è sulla strada, no, passa per l'accosto, però Michelangelo ci prova a darla, a catturare dalla lunga. Gesto tecnico impressionante questo di Michi. Straordinario Michelangelo, straordinario. Certo che salvare una palla così, tanta roba, sì. Quarta, 4 punti su questa mezza garuffa. Su questa palla potrebbe fargli male, se mantiene gli stessi standard. Ci è andato molto vicino a fargli male. Buon 16 comunque. Un buon 16 per Michelangelo Agnello. Costringe quarta al volo. E guarda là, che bella presa. Quarta al volo. Così, solo in paradiso. Solo in paradiso in questo modo. Fantastico quarta, le ha giocate tutte bene così. 3.40 quarta, 168 Agnello. Poi la presa ideale della sponda lunga con... cos'è che ha preso al volo una mosca? Ha tentato una mosca? Sì, ha preso al volo una mosca, Michi. Sì, adesso sicuramente andrà a cercare i replay bianchi, perché queste cose sono le cose che lo affascinano. Vediamo questo appoggio di Michelangelo Agnello. Sì. Perfetto. Anche se dicevo, poi tra l'altro ce l'ha ancora il tic. Più che altro bisogna che si metta sul lato di destra a farlo, a tirarlo. Però da lì non ci arrivi. Però se ti metti sul lato di destra ce la fai. Io a volte mi ci metto di qua. Per anche tirare all'incontrario. Sì, però. Per levare bene il corpo, perché non hai... Però eccola lì. Presa al volo. No, l'ha presa. Guarda. Quello lì, vediamo la mosca. Sì, 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 l'ha presa. Sono le cose belle queste. Sai che Mirko Bianchi non sarebbe andato a dormire senza ritrovare questa scena. Un rovescio di Agnello, niente male. Questo è proprio di rovescio, sì. A due mani, Senso tennistico. Quarta con il rastrello, e anche questa è un'idea. Rastrello e mezzo. Ma bravo Andrea, fantastico, bravissimo. Hai capito. Andrea non ha tanta voglia di perderlo questo set. Sì. Anche perché se si perde questo set si va a cena. Cena, si va a letto, socio. Se ceniamo a mezzanotte non dormiamo. No, vediamo i Pokémon tutta la notte. Sì. Giro per quarta. Largo. Però sempre difesa agli angoli. Tre sponde di calcio per niente. Sì. E
difficile fare gli Strator con loro perché... questo scivolamento sulla terza sponda e quarta, mano sul legno. E adesso incomincia a trovare la strada del castello con assoluta semplicità e più che altro regolarità. Bravissimo Andrea. Sì, in queste palle ammortizzate penso non abbia uguali Andrea. Bravo, qua. Sì, sì. Effettivamente non mi viene in mente un giocatore che possa tirare bene questo tiro come lo tira lui. E qui punto marcissimo, vediamo solo il la forza. Punto marcio che prende in tutta la giornata. Sì. Però la forza, insomma, c'è di peggio. Però appoggiala lì, eh. Fammi vedere dalla frontale perché voglio dire inclinazione. Ci tira a scendere, esatto. Occhio. Però questo prende rimpallo. Mamma mia quanto ci è passato. Sarebbe stato un rimpallo favorevole, perché avrebbe ributtato la buona. E Agnello, l'ennesima palla di questo tipo che mette nel castello. 32 punti. Ha tardato comunque Michelangelo, 200 a suo appannaggio contro i 432 di quarta. Vediamo se si corregge questo angolo quarta. E ancora no. Non ha quadrato quel lato del biliardo che è evidente, tende a stringere leggermente di più. Gira in garuffare per Agnelli. 36 punti, buon per quarta che non c'è stato nessuno sbidellamento. Sicuramente sullo stretto ci si aspettava una marcatura maggiore. Quarta. 4 per le 5. E quarta. Allora falle tutte. 24 punti. Un'altra volta a segno quarta che ha fatto pochissimi giri a vuoto in questo set. Che l'angelo è andato a controllare. Vediamo se va a scavare questo ingresso. Più di così. Sa che ha fatto il massimo. Tra l'altro era anche un disastro toccarla di prima perché probabilmente quel pallino lì l'avrebbe fatto bere. Gancio anche per quarto. Pallino ingeneroso. Preclusa la strada della garuffa probabilmente. E il gancio solo a stecca alta. O duomo di tre. Non ce n'è altri, Abbiamo finito le possibilità. Sì. Qui per ritornare in questo set deve fare qualcosa di eclatante, anche abbastanza velocemente, oppure può decidere di farlo terminare molto presto e pensare già alla bella. Questa è anche un'altra ipotesi. Sì. 512, quarta lascerà lì, tirerà a passare tre volte nei birilli. Invece si allarga, guarda, la gioca ad andare nella buca. No, poi
scelto i tre passaggi sui birilli. Solo 20 punti, ancora una flebile speranza per Agnello in questo secondo set. Ma servono miracoli. Intercetta bene l'avversaria qua, gli sta correttamente addosso di una sponda. E mezza garuffa per Andrea Quarta. Che questa volta la centra perfettamente. Tre birilli, quattro addirittura, 56 punti per il Cannibale. Porta il suo score a 588, a un solo pallino dalla conquista della Bella. Michelangelo di Garuffa ad aprire le biglie. Vediamo se servirà solo un tiro ad Andrea Quarta per chiudere la pratica del secondo set. E così è. Realizza i due obiettivi che si era preposto, sia il castello che il pallino. Realizza 44 punti. Si porta sul 1-1. Vediamo correre il replay della chiusura di Quarta nel two box. Andiamo in pubblicità. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Cioè, siamo sempre in pausa Rai. Agnello sta chiedendo all'arbitro Nicola Di Turi di posizionare meglio il pallino. Adesso attenderemo la fine della pubblicità Rai. Eccolo qua intanto inquadrato Enrico Cattaneo e la spalla tecnica Massimo Guggiola. Gli ultimi 600 punti di questa finale, di questo torneo. Eccolo lì il nostro nuovo acquisto, questo è Tom, con un cognome totalmente impronunciabile. Ruban. Ah no, Ruban, è Arzl. Tom Ruban. Se fosse... Un altro acchito ottimo di Agnello, come aveva fatto. Ah sì. No, no, Bianchi, parlaci pure nelle cuffie, Orlando, facendoti gli affari tuoi. Sì, sì, Bianchi, negligentissimo. Parabola per Quarta, che migliora decisamente. Anche se. Però lascia un'altra volta subito una conclusione frontale, però di sicuro non una palla in mano come. Come va fatto nel set precedente, conclusione tutta da guadagnare per Michelangelo Agnello che la giocherà di colpo in testa. Lui di solito, non so se con sotto il pallino la gioca di colpo in testa, infatti. Se non ci fosse stato il pallino probabilmente sì, ma così gioca a precisarla e basta. Però insomma l'aveva tenuta benino, la sua. Sì, c'è di peggio. L'ha messa solo a colla nel centro della corta. Ora a colla non penso sia, perché la vediamo a colla dalla zenitale, quindi probabilmente è staccata leggermente.
qui quarta si appoggia a tre passate. A parte c'è anche di tre corse questa, eh? A parte c'è anche il pallino che... No, sulla fila di prima. Sì, sulla fila di prima, ma... No, la fine la rinuncia. La rinuncia. E allora era più attaccata di quello che pensavamo. Vediamo come. Vediamo cosa vede Michelangelo sulla corta. No, vede comodissimo. No, comodissimo il gancio. No, lo vede comodo, eh. Sì. Sta puntando proprio a stecca bassa. Vediamo. 4 di qualità, di un'altra volta, sì. Nell'angolo la biglia di quarta. E qui la prende di sfaccio Andrea quarta. Riquadra bene in difesa e forse c'è questo pallino. Tra un po' sentirete un rumore molesto abbastanza acuto e ve lo quando lo di biondi che cade. Sì, perché io vorrei una camera, io pagherei oro per avere una camera soggettiva adesso. Sono messo comodo. Sì. Vedi? C'è questo pallino sulla garuffa. La comodità mi fa vedere meglio. Incrocia, però questa è bella, questa è bella, eh sì, sempre per colpa di, per merito di questo pallino che allargava lo specchio. E se allarghi lo specchio? Scimmere, guarda. No. Bastardi. Ma guarda, me ne combinano di tutti i colori. Me ne combinano di tutti i colori. Volevamo. Sono veramente incredibili. Sì, possiamo fare qualsiasi cosa a quest'ora. Ecco qua, Nicola Biondi. Mister, ero seduto. Era proprio sdraiato qua dietro. Non, grazie Fede lo stesso per averci provato. Avete finito? Sì, posso sì, riprendere la posizione precedente? La posizione, sì. Garuffa per Agnello sullo stretto, apre in difesa le biglie. Certo che qua a prendere quel 32 lì sarebbe però è anche vero che se prendi il 24 ci sta che tu paghi il traversino dritto, perché il pallino te la ferma lì. Infatti. Oh, come la sceglie Andrea davvero? No, sono curioso della forza, sinceramente. No, da parte la tira giù, non la può rischiare di misurissima, gli diventa più grossa. Guarda, aveva preso davvero. Scende un po' di più la sua, certo. Chiaramente. È più tutelante tirarlo più forte. 36 punti però per quarta, che si porta avanti di poco. E giro per Agnello, il passaggio ci dovrebbe essere. Giro ad andare avanti, vediamo come deciderà di condurre le biglie, con che forza. Bella questa steccata. Eh sì, perché bella la steccata, bella poi, la forza, la durita poi in fondo per essere sicuro che non si allargasse troppo. Esatto, dobbiamo prendere il pallino. Bellissima la forza. Dall'alto verso il basso, bella, 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 bella. Parabola ancora di quarta. Non si salva Andrea. Ma non si salva relativamente. Bricolla. Se la può steccare con il pallino. Bricolla, come fa a metterci? Sì. Ce la fa?
di punte sì, tanto lungo gli, sì. Tanto gli deve dare mezzo effetto, non è che serve. Sì, in effetti sì. Sul largo, pallino no, sarebbe bottino mi, prezioso. Mi è poco 12 a quest'ora. 68-40 a favore di Michelangelo Agnello. E qui a Costa, quarta. Sì. Questo è anche bello come costo. Pensavo no. Che sì, ma è bello uguale. Ma è steccabile questo, eh? Sì, per carità. È steccabile. Eh? È steccabile a destra. Sì, eh? È destro. Sì, lo so che è destro. Però con il rest. Sì. No? Il rest è la scala. Contromossa Daniele. Arrocco. Solo arrocco gli ha fatto. Secondo te la boccia o l'accosta? Come boccette? La boccia, la boccia. La boccia o l'accosta? La boccia? Ah bello questo, gioca lo striscio a incrociare, sì, a tornare indietro, indietro a Zeta. Bello, sì. Ah, peccato, non è passato dal rimpallo. Ha preso una bella porzione comunque. Strano, perché? Questo rimpallo è imponderabile. Non, è difficile. Anche perché penso questo tiro puoi anche non averlo mai tirato in vita tua. Sì, o quelle 5-6 volte in carriera. Sì, se hai giocato 30 anni. Sì, sì, sì. Chiaro. La quarta si avvicina ai 30 anni di gioco, eh. No, li avrà anche superati. Agnello. Sempre 36, segnali. Segnali importanti, eh. Che bella forza. Però, è anche il segnale della forza, in effetti, che sì. Non è da trascurare. E qua di 4. Gioco forza di 4. Battuta bella. Sì, al 12. Sì. E anche la traiettoria bella. No, guarda, si è stretta, strano, di solito molla un po' la sì, forza di sicuro. Non la ritirerebbe la forza. Assolutamente. Bella. E qua? Dai, nasci in bene, esponiti. Appoggio, via, di due. Ma che se sfili sei di traversino. Mandarci direttamente dalla lunga non l'ha valutata tanto. Andarci direttamente dalla corta. Sì, dalla corta, scusa. Dritto no, per dritto di candela. Come appoggio intendevo quello, intendevo, perché così se sfili sei di traversino. E qui secondo te gioca sul pallino o giro? No, giro. Giro, giro. Guarda cosa gli ha allargato, bella guarda palla. Che non era mica facile allargare questa. Ma facile, sì. A distanza di 5-6 centimetri. Era facile fare una porcheria. Sì, era molto più facile fare una porcheria, sì. Si gioca il cappello da prete. No, stavolta no. Sì? Sì, era messo bene, comunque. Bravo, Miki. Accidenti. Due rossi di Michelangelo Agnello. Favoloso Michelangelo Agnello. Presa al cuore. Sì. Grande palla. E la bella risposta di quarta. Che costringe Agnello... probabilmente o le tre deve partire alto alto con tutto. Non ci passa un metro quel pallino lì, mamma mia. No, ci è passato relativamente lontano, solamente che ci è passato San Pallino di Mola di Bari è questo.
Ma l'ha salvata, dici? Sì. Penso di sì. Se là, se c'è passato. La farfalla. La farfalla, gira farfalla. È venuto il calabrone qui. La farfalla è venuta un po' male. Guarda che questo pallino può aver girato tutto, Gianluca, questo pallino. Pensate, da battere travezzino a perdere travezzino. A perdere magari dietro un... 32 qua. Se l'è presi, adesso è passato dal pallino. Vedi, santo pallino adesso non l'ha preso e buca buca. Guarda che questo pallino conta 300 punti. Davvero. Qui proprio, sì. Che poteva pagare il traversino, non l'ha pagato, bevuta dietro questo qua e i duetti anche di San Daniele stagionato dopo questa, perché l'ha tirata benissimo. No, l'ha tirata benissimo. Ancora in accosta. È ancora sotto. Aia, con quel pallino laggiù. Ci si può stare anche fino a domattina a tirare buca buca ora. E una. E one. Caro mio, se ti dico che questo pallino può avere stravolto una finale. Sì. Ci sta. Ha deciso un torneo questo pallino. Ma che parabola. C'ha questo gancetto qua dallo stretto che è mostruoso. Fin lungo è andato. Adesso il pallino ce l'ha buono sullo spondebiglia. Bravo. Quando dicono che le biglie a volte sono animate, Sponde palla, preso negli occhi. Tutto a posto. 56 e 12,68. Tombola. Caro Gianluca, il tiro partita è stato quello di sponde di calcio. .404 divisibile anche questo per 4 perché ha un finale 4. Ah, una scena. Questa sfila no, non credo da ma giro. Vediamo con lo Strator scappato il topolino. Oh. È che è puntata larga così. Insomma, se la tira piano. Questa è bella. Si è abbassato la forza della gialla. Sì. E tre sponde di calcio per Andrea Quarta. Prende piena, difende a sua volta. Ma esiste probabilmente questa possibilità di incastro di bricolla. Agnello va a vedere la distanza dalla sponda lunga. Qui ci può fare anche la fotografia. Sì. La cosiddetta foto, come dice la Mirko foto Bianchi. Bianchi. Che è questa pressa. Qua. Cheese, sì. Ha fatto proprio cambio palla. Quarta. Di schiaffo. Sul rimpallo giustamente Andrea, perfetta, però se sfila lunga di candela, ti dico che è un tiro semplice, però a quest'ora però sta candela con un po' d'effetto ne deve toccare proprio minimo. Lo so, ma deve tirar piano, Nico, può anche non partirti, e se non hai paura, ho capito, che non... ma gliene dai troppo a quella distanza. Dobbiamo appena toccare, gliene stava dando tanto. Io ho detto la mia, che a quest'ora quella candela lì non l'avrei voluta tirare. Cioè un tiro di sensibilità così, avrei preferito una garufa, quella lì. Vabbè, è vero che ancora a 2,60. Sì, però insomma...
comunque se, qui un'ottantina li leviamo. Se gli tenevi il braccio bellino a riposo. Ancora 32. Ma forse anche meno. No, 36. 36. Dai. Vediamo la forza. È anche corta. Allora. Non so se allo scatolino, ma già uno spondapalla sarebbe più... Considerando che ne ha tirato uno da quel lato lì, due o tre tiri fa. Lo scatolino. Che non mette l'effetto. Se gli fa queste bazziche. Aia! Qui ha tirato un po' d'effetto buono. È partito un filo corta, se proprio vogliamo. Sta a guardare il capello. Se gli dà la forza, la incastra. E adesso qua c'è in gioco l'altro elemento, bisogna capire la tensione. Questi ce li ha proprio a memoria, sai. E qui? Qui di due allungare. Che se ti incastri anche bene lo puoi rifare quel pallino laggiù. Ma se la prendi di sfaccio non rimani, vabbè, rimani di filo 8, no, se la miri di sfaccio puoi andare dentro con la tua, eh. Ho giocato... qui solo corta Gianluca, questa di palla era buona. Questi ci sono tutti. Bravo, questa Andrea. È roba bella davvero. E questa c'è anche la forza. Sì. Ma che ram versé di effetto che gli ha fatto la palla. Gli è schizzata via, visto? Ha toccato la corta. È andata proprio nell'angolo. Tre sponde di calcio per Agnello. Bella, che risposta, bellissima Michelangelo. Questa si è tolto da una difficoltà. Sì, l'ha respinto via. Risposta. Un quarta in serie, gli ha preso questo 36. E la risposta di quarta che non si fa attendere, altri 36 e l'Omura ancora in buca. E ora? Cercare di mezzo colpo dalla lunga. Sì, il vorticino. È buona anche questa. Meglio di così. No. Non ce n'era. Tanta roba. Segnale contro segnale contro segnale contro segnale. Quarta fa quello che può in questa divisione, bricolla a disposizione di Agnello. E la apre. Certo, ma andare al volo Andrea non dà grandissima soddisfazione, tutto sommato, però insomma meglio al volo che di filotto. Bravo, socio, guarda che mi sfugge niente. Volte fai delle considerazioni che sono veramente in appunta. Eccolo lì, gufata piena. E ora? Un'idea sul traversino se l'ha fatta, ma tira il giro, andare avanti, dai. E da dove? Guarda che non... No, tira il traversino. Si regge di colpo, abbassa di forza e si va. Ma non c'era il giro? Davano il pallino? Ma... Insomma. Ho capito, ma fai largo, fai 12 e metti buca a buca. Non mi sarebbe neanche venuto in mente. Anche perché non è mica facile bilanciare quella diagonale. Questo da filotto di terza. Ma sai, da filotto di terza la firmi, perché dici, se fa il filotto di terza va di là.
No, dicevo questa media. 76 punti per quarta. Qui ci schianta alle 7. Bisogna sta regolare sul giro, dai. Allora vedevo questo il pallino chiamerebbe le 7, è comodo va di giro, sì, dai. E lo fa pieno da 60. Bravissimo, Michi. 568 404 Michelangelo Agnello ha 32 punti dal ritorno al primo posto per lui. Gli manca da un po' di tempo. Era già emozionatissimo prima, Michelangelo. Anche nell'intervista che gli hai fatto l'ho visto molto emozionato. La bricolla c'è, 20 punti. Per un pallino Michelangelo Agnello, un solo pallino lo separa dalla vittoria della prova. 4ª al volo. E si salva ancora. E qui di 2 a scendere probabilmente. Sì. Di effetto però la gioca. Oh mamma quel pallino. Ma sai. È piccato sotto sponda da Luca. Striscio stretto, regolare. Due a mo' di 3 per Agnello. Prende disfaccio, sposta la sua palla nel quadrato del pallino, che può essere una buona notizia. Sì, ma in questo caso no, perché paga bricolla, quindi non gioca relativamente poco. Però poi dopo vincere al volo con quel pallino. Sì, è vero anche quello. Ora ce l'ha con l'arrivo dell'avversario. Certo. È un pallino sostanzialmente. Questo è grosso, anche abbastanza grosso. Questo è grosso, ma solo è grosso. L'angelo controlla di non toccare il pallino, è un po' scomodo. Infatti opterà. Sta più comodo a battere senza effetto. Senza effetto, sì, perché batte dalla lunga. Più verso la buca. Addirittura ci va di 3. Ma se ci pensi, ha più palla per portarla sul pallino, sì, di 3. Eh? Sì, è proprio è quella la diagonale. Questa però è stretta. No, tanto? Non è stretta. E c'è questo pallino, ritorna e la a vincere vittoria di Michelangelo Agnello in questa prendiamolo prima prova in soggettiva, d'arco di Trento. Michi. Prendiamolo in soggettiva, eccolo lì che esulta. Dopo tanto tempo Michelangelo Agnello torna a vincere una prova dei professionisti. Lo fa in una specialità un po' nuova per lui, lo fa contro un re di questa specialità e il vincitore dell'ultima prova qui ad Arco di Trento. Quindi Michelangelo Agnello, leader della classifica, dopo la prima prova non era difficile. Bravo, hai fatto bene i conti, comunque complimenti e ti dirò che se l'è meritata, se l'è meritata che ha giocato per quello che abbiamo visto, ha giocato molto meglio. Quarta, ha giocato bene anche quarta, solamente tra le due partite che abbiamo visto, se sommiamo la partita che ha vinto quarta con Gatta, con le due partite che ha vinto Agnello, le due apparizioni di Agnello, sinceramente non posso dire altro che questa vittoria è strameritata. Ha giocato bene di calcio di prima, è stato regolare, ha sofferto
un po' di fortuna, perché alla fine alla bella quel pallino, sì, quel San Pallino di Mola di Bari, sì, ha voluto dire tanto, però insomma alla fine la fortuna delle volte va a chi gioca meglio, e lui ha giocato veramente alla grande. Così complimenti, racconta Michelangelo. E allora abbiamo salutato prima in diretta, lo facciamo anche adesso in differita, ma adesso diciamo semplicemente arrivederci a prestissimo in quella di Saint-Vincent per il Grand Prix di Gorizia. Ciao a tutti.